Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi con raffreddore e mai da soli. Quello di oggi sarà un video ricchissimo e molto particolare perché i più attenti di voi si saranno accorti che oggi, oltre ad avere una voce orrenda, sono anche accompagnato da una persona che vuole restare anonima, giustamente. Esatto, per motivi legali. Che ha deciso comunque di prestarsi a questa cosa molto anni 10, per niente copiata da altri youtuber grandissimi. No, ma soprattutto mi sono prestata gratis. Gratis, esatto. Ti sei prestata in questa challenge, come diciamo noi giovanissimi, dove verrai messa alla prova sulla conoscenza videoludica. Ora, te vuoi restare anonima, però diamo giusto qualche dettaglio. Sì, sono nata in Kentucky nel 1968. Non tutte queste informazioni potrebbero essere corrette. Però, diciamo, a livello videoludico penso tu sia una delle persone più ignoranti che io abbia mai conosciuto. Ma ci sarei ignorante, guarda questo. Perché recentemente ti ho sentito dire Sony GameCube. Quella era una burla, era per vedere se eri attento. Sì, dato che mi lanti queste conoscenze, volevo vedere. Penso tu abbia detto anche un PlayStation Super o comunque qualcosa del genere. E non sei contrario al gaming in assoluto, però hai giocato a pochissime cose. Ma tra l'altro, però cose di qualità. Cose di qualità, perché hai avuto un percorso completamente senza senso. E io dico solo Hexen. Esatto. E io dico solo Monkey Island 1 e 2. Il 3 era già troppo. Parliamo di titoli come Home Alone. Qualcuno si ricorderà. Io non ci ho mai giocato. Fantastico... Quindi vabbè, tu l'unico FPS. Parliamo di Indiana Jones, quello che è ambientato a Venezia, che esce dal tombino. Parliamo di Alone in the Dark, amico mio. Il primo? Non lo so, c'erano gli zombie. Vabbè, comunque. Hai giocato, all'unico FPS che hai giocato è Hexen. Esatto. Penso in Italia siamo stati tipo in 10 a giocarci. Quindi insomma, super, no, non ignorante, però con un percorso molto... Ho giocato molto... anche Harry Potter. Ok, va bene. Percorso molto... Andiamo avanti. Percorso molto particolare e ho pensato di sottoporti a questa prova difficilissima dove dovrei riconoscere tutti quanti i personaggi... Ah, riconoscere, dare un nome a tutti i personaggi di Super Smash Bros. Ultimate. Posso dire che io alcuni già li riconosco. Vabbè, non... Aspetta, sì, vabbè, ci arriviamo piano piano. Okay. Tu lo sai cos'è Smash, sì, più o meno... Smash è un sito che ti permette di... Sì. Tipo WeTransfer che ti permette di trasferire devi vedere l'Ultimate, c'è anche il Bros insieme. E Smash è un crossover, cioè un gioco dove si incontrano tutti i personaggi del mondo dei videogiochi e si menano, ok? In modo per buttarsi fuori. C'è tutta poi una storia, ma nella storia non ci interessa. Quello che ci interessa oggi è dare un nome a questi volti, esatto. Però posso dire che non mi hai presentato, non hai detto il mio nome. C'è scritto Pora nel... No, Pora ci sarei te, io mi chiamo Shigeru Kachoppo. Ma sei per caso imparentato? Con Shigeru Miyamoto. Bravi, vedete, Shigeru Miyamoto. È mio cugino di terzo grado. Vabbè, sto video sarà lunghissimo perché i personaggi sono tipo un'ottantina, quindi andiamoci una mossa, io ho pure fame. Io però posso dire che ho anche un problema perché mi si sono rotte le lenti a contatto e ancora non ho ricomprato il pacco nuovo, quindi... Per indossare questi fantastici occhiali da sole che mi donano carisma e sintomatico mistero, non riesco a vedere bene lo schermo, quindi dovrò fare così. Va bene. Insomma, avete capito che siamo una coppia di boomer. Ci sarete boomer. Ci sarete coppia, più che altro. Passerei allo splashone. Oh, attenzione, andiamo in ordine. Ok, si parte proprio... Vabbè, super... facilissimo. Si parte. Lui è il signor Mario Bros. C'è sbagliato. Non è Mario quello... Mario. Mario bravissimo. Come Mario Mario di Juan. Che qui, no, qui va bene, qui proprio vabbè. Trending su TikTok. Però. Poi abbiamo il famoso Drink Kong. Quello è un locale di Roma. Per gli amici di Roma, sappiamo che stiamo parlando. Lui sì. È King, Donkey Kong. E c'è anche Diddy Kong, amico mio. Vabbè, ma Mario ci arriveremo. Mario è presente anche in questo roster. Ok. Lui è ghiotto di banane. Vabbè, questo lo so, amico mio. Questa è una versione di Link. Bravissima. Protagonista della serie. Lui è un Link poraccio. No, in realtà è il Link più ricco di tutti. Perché è il Link dell'ultimo Zelda uscito. Che è Tears of the Kingdom. Quello deve ancora uscire. Ah, e Breath of the Wild. Bravissimo. Due. No, uno. Non esiste solo uno. E Tears of the Director's Kingdom. Director's Cut. Va benissimo, andiamo avanti. Lui è il Cavaliere Mascherato. Allora, lo so, aspetta. Lo so, è il Metroidvania più importante della carriera. Aspetta, hai fatto un errore clamoroso. L'hai misgenderato. Ella è una donna. Esatto. Metroid.
Metroid Prime. Quella è la serie. Amazon. Prime Amazon. Quella era Metroid Prime, una sottoserie della serie Metroid. Mm-hmm. E lei è? Giovanna. Giovanna, ok, no. Samus. Samus. Mm-hmm. Come è scritto? Samus. Ah. Ok. Ma andiamo avanti. Mm-hmm. Dopo abbiamo... Il fratello. Fratello cattivo. Il dottor Zingler. Dottor Zingler. Quasi. Ci può arrivare un nome composto? Quindi probabilmente dai una tribù. Gian Maria. No, Samus Oscura. Samus Oscura? Sì, dirode tantissimo il Ma cuore. Pensa, ha detto ragione. Ah, lui poi è il mitico, simpatico Yoshi. Bravissima. Esatto. Apparso per la prima volta in? In Spider-Man contro Karl Marx. Esatto. E chi ha vinto? Il comunismo. Il comunismo, ok. Dopo sei quella bella, amore vuole pallina rosa. Qui siamo veramente... Sì, poi voglio di quello dopo perché... Non lo vedo. Vabbè, tanto di questa, questo. Questa, vabbè, è la tenerissima pallina rosa di nome Kirby. Poi il prossimo è Star Fox Scampia. No, sono Star Fox. No. Ok. Però aspetta, Star Fox è la serie. Uh-huh. Diciamo che lui è, cioè proprio, guarda, in questa serie i nomi sono proprio stupidi. Come lo chiameresti? Michele Verardi. No. E lo chiamerei... Come si chiama la serie? Star Fox. Lui è una... Fox. Quindi? Volpetto? No, Fox, va benissimo. Fox. Cognome McCloud. Beh, non ce ne siamo arrivati. Vabbè, segue. Lui è quel bastardo di Pikachu. Esatto, un infame. Posso dire una cosa? Posso dire Dipende una cosa. Se ci sono bestemmie. Io? Mm-hmm. Io, da piccola, ero fan dei Digimon. Ok. Questa la lascio così. Chissà, Mari qua dentro c'ha un Digimon. Mm. Poi vabbè, lui è l'idraulico che però ogni tanto fa le pulizie con l'aspirapolvere. Esatto, bravissimo. Nelle mansions. Esatto. Ma non mondo... comunque mi stai sorprendendo, cioè la mia ascolti quando parlo. Bello mio. Vabbè, dai. Vabbè, è Luigi Mario. Esatto. Del famosissimo duo Mario Bros. Bravissimo. Questo sei tu. E ora vai, iniziano le cose un po' complesse. Questo è proprio... Ti do, guarda, un aiuto assurdo. Si chiama come una console Nintendo. In realtà, cioè, il suono è come quello di una console Nintendo. No. Swash. Swatch. Ma lui non è il villager che va al mare, la versione vera? No. Tetro caldo, però, quello. Che hai detto? Una console? Nintendo. Una console? Sapessi qual è? Un Game Boy. Ma Boy è effettivamente Boy. Vabbè, usa la fantasia, ci può arrivare. Giancarlo. Ness. Ah, come sì, Ness. Ness, perché Ness sta per? Loch Ness. Ok, andiamo avanti, questo proprio, mamma mia. Allora, cioè, e lui è... Ci può arrivare perché lo guardi e capisci. E quello è l'uomo della mia vita? Sì, più o meno sì, probabilmente sì. E lui è Capitan Eagle. Oh, vicinissima. Captain Falcon. Quella mi sembra più un'aquila però, game designer, amici miei. Questo è... Top. Qui attenzione perché la rappresentanza femminile potrebbe farti scivolare. Questa è Peach. Ok, e quella dopo? Papa Don Peach. E lei è la sorella? Più o meno. Carmela. Ok. Lui è... Ma quelli come si chiama? Come si chiama? Non te lo dico. Peach si chiamerà Patch. Daisy. Oppure... Daisy. Già. Daisy mi rolling. Lui... Cioè, comunque però si è capito tanto che cazzeggi su TikTok. Non ce l'ho TikTok. Io faccio come le persone adulte, guardo TikTok tramite Instagram. Okay. Insegnatevelo. Questo, vabbè, egli è il nemico... Posso dirti che lui fa tanto il gradasso, fa tanto il cattivo, ma in realtà è un tenerone. Se avessi visto il film, mi ci è mandato da solo a vederlo. Avresti scoperto anche un lato molto... Molto umano, sì, posso molto dire. Umano. Sì, sì, di? Di Bowser. Ok, andiamo avanti. Puoi dirmi il nome dell'iconico duo oppure singolarmente i nomi di questi due simpatici eschimesi? Rosa e Olindo. La capiranno tipo... Ok, e... Non lo so, non ho proprio ricordo. No, non puoi averne ricordo, sono Nana e Popo, gli Ice Climbers. Non so, di che gioco sono? Ice Climbers. Ah, mazza che fantasia! Poi... Ok, e vabbè, qui viene dalla serie di Zelda. Non capisco neanche la figura. Questo è... è Link Oscuro. No, è Sheik. Shake è scritto.
ed è Zelda travestita. Da che? Che non si fa riconoscere. Da ladro? Non si fa riconoscere. Andiamo avanti, segue una biondona. C'hai accanto Zelda mascherata. Questo è quando fa la rievocazione storica vestita da romana. Lei è? Chi è? Zeldu mascherato. No, è Zelda. È Zelda. Dai, su. Segue. Ah, Zelda in abiti civili? Sì, esatto. Zelda questo... la domenica. Ah, io questo ti stupirò, Michele. Sì. Questo è dottor, è dottor Mario. Vabbè, non è, non è certo. No, no, perché c'è il gioco dottor Mario, esatto, con le pillole al quale io ho giocato e poi mio padre ha buttato. Ok, ma ci ho giocato su? Sul televisore. Va bene, ok. Era sì, una scatola grigia. È quello Rennes. Ah, vedi? Lui è... Little Pikachu. Cioè, che ignorante, è Pichu, è la pre-evoluzione di... Pichu. Pichu, sì. Machu Pichu. Sì. Segui, guarda questo qua, è della stessa serie di Fox. E infatti... Quindi? Eagle Star. Star Eagle. Star... No, allora, ti do un, sì, un consiglio, ti do un indizio. Sì. È italo-americano. Al Capone. Fox. All'Aquilone. Non lo so. Beh, ci dovresti poter arrivare. Falco Lombardi. No, veramente. Sì. Ogni lasciata è persa. Oh, oh, qui inizia, è bellissimo. Perché... Questo io lo so che cos'è. No, che serie è? E questo è Final Fantasy. No. No. Questo è Gemelli del Destino. X. Beh, X. La serie di Fire Emblem. Ah, l'ho già sentito Fire Emblem. Vabbè. Però sono tutti uguali. Sono famosi per essere tutti uguali. Allora, il gioco sarà, mi devi, ecco, siccome tu non hai mai giocato a Fire Emblem, mi devi dire non i nomi, ma ogni volta che c'è un personaggio di Fire Emblem, ok? Me li devi riconoscere, sono tantissimi. Ok, ne vedo già un altro lì. Vabbè, ci arriviamo piano piano, ok? Sì. Però, il primo è un nome italiano storpiato, un bellissimo ragazzo. Giuseppe! No, Mart. Mart. Ok. E che nome è italiano? Mark. Marco, Mart, no, non lo so, no, ho sparato. Questo te lo sento. Sì, sì, era per fartici arrivare. Io mi dissocio. Lei invece è un diminutivo, Lucina si chiama. Lui è, egli è Link con un cappello. Ok, però c'è una caratteristica rispetto che, a Link. Che è proprio, no, rispetto il a quello design di è proprio Baby. Ok, però Baby forse è un po' troppo da predatore. Un altro, come lo definire? Un aggettivo. Giovane. In inglese? Young. Young Link. Yes, ok. Segue? Ma una categoria di U-Ball. No. Segue? Tekken. Tekken. No? Mazza quanto è brutto. Ah, guarda, è un cattivo. Sembra non... una gallina, con i muscoli. Madonna, ma neanche nei miei incubi peggiori. Però ti posso dire che assomiglia a quello dopo, quel Pokémon. Sono tutti e due cattivi, in modo diverso. È il cattivo della serie di Zelda e non si vedeva da 17 anni. È riapparso nel trailer di Tears of the Kingdom. Ma pure questo era con Matteo Messina, no? No, era la titante insieme. Non lo so come si chiama. Dai, cioè tu lo sai. Io non sapevo ci fosse un nemico in Zelda. Che pensavi che fosse? Che ne so, questo che va in giro tira le frecce. A chi? Ai conigli. Olè. Dai, il principe del male. Berlusconi. Non lo so, veramente. Ganondorf. Ah. Segue. Questo è un Pokémon, non mi ricordo come si chiama, è cattivissimo. Ci hanno fatto il primo film di Pokémon, era su di lui. Mewtwo. Bravissima. Poi, segue. Questi sono di nuovo di Fire Emblem. Bravissima. E sono versione di Mark, di Mart. È la versione di Mart pesante nel gioco, fa le stesse cose di Mart, però è infatti pesante. È la versione quando lui è diventato emo e dice no, mamma, sai, voglio la mia vita. No, invece è bello energico, è bello... Ah. Tre lettere. È la versione techno. Tre lettere? Sì. Pio. Roy. E questa è la versione K-pop. Tu pensa, io ho così poca esperienza con Fire Emblem che mentre provavo a indovinarlo ho avuto tipo 5 secondi di blackout perché non mi ricordavo assolutamente come si ricordava. Google? Translate. Il browser? .com. Chrome.
Sembra Chrome. Però ha scritto in un altro modo. Lui poi è un'icona proprio dei giochi vecchi. Ah, aspetta, aspetta. Lo so, è la faccia gialla. In realtà posso dire perché che... è la faccia gialla? Quello. No, quello è Pac-Man. Pac-Man. Ah, ok. No, lo sai che mi sembrava? Aspetta, aspetta. No, aspetta. No, posso dirti. Vabbè. No, perché tanto non è quello che penso io. Mi sembrava la versione maligna di Topolino che, tipo, durante... lui fa qualcosa di cattivo e poi c'è la scena di lui che fa e inquadrano solo la... Ti dico che effettivamente prima dell'uscita di Ultimate c'è stato uno scandalo razziale legato a questo personaggio che è stato dovuto modificare. Non sto scherzando. Effettivamente quindi potrebbe essere visto come maligno, ma è il personaggio che veniva utilizzato nelle prime console portatili di Nintendo ed ha lo stesso nome di queste console portatili. E l'abbiamo vista recentemente pure in Francia. E sono quelle stesse che abbiamo visto in quel video del tizio indiano. Sì, i mini pocket. I Game Boy Pocket. No, cioè la prima parte è giusta. Polly Pocket. Poi, perché puoi farci due cose. Puoi giocarci e poi... Puoi giocarci? Vabbè, andiamo avanti. Ma questa mi ha deluso no, proprio. No, poi o poi ci puoi vedere i video. Mr. Game & Watch. Mr. Game & Watch? Sì. Ah, vabbè. Segue, va, qui proprio... Ah. Almeno indovinami la serie perché è semplice. Super Mario. No, guarda la forma. Come no? C'era la figurina di Super Mario con questo con gli qua. Occhi così. Questo qua. Sì. Guarda la forma. Che è? Che forma c'ha? Brutta. No. Sembra un aspirapolvere del futuro. È un elmo. È l'elmo del terrore. Vabbè, è la serie di Kirby. Ah, dimmi tu. Questo è Corbo. Meta Knight. Ma chi è questo? È cattivissimo. No, cioè è cazzuto. Ma è mezzo buono, mezzo cattivo. Vabbè. Ora, tre lettere. È una figura mitologica. Ah, Kid Icarus. Bravissima. Però in realtà lui c'è un altro nome. Vabbè, sotto il nome di tre lettere. Però la serie è quella. È il protagonista di quella serie. Bravissimo, mazza. Beh, lo sai perché? Perché ho visto i ghirigori fra i capelli. Esatto. Mi hanno ricordato le divinità greche. Esatto. Come lo lì. Dettaglio. Ma è la stessa persona, no? Uno è Kid e uno è Icarus. Sono la stessa, anche quello seguente. E quello seguente segue lo stesso principio. Segue lo stesso principio che abbiamo visto prima. Di un nome e poi un aggettivo dopo. Ah, lui è Black. No, Black. Dark. Sì. Dark Icarus. No, Dark Kid. Si chiamano Pit. E piuttosto. Pit. P-I-T. Sono giapponesi, davano nomi a caso, non è che ci puoi fare niente. Non c'entra. Oddio, forse sì. Lei è. Attenzione. Lei è Barbie passione ciclismo. Io direi più Barbie, ma Kink. Kink Latex. Non lo so chi è questa signora. Allora, innanzitutto signorina. Ok. Poi ti dico, è la cacciatrice d'Italia più forte della galassia. Ed è un personaggio che hai già incontrato oggi. Sta ancora qui. Sì. Ho già incontrato oggi, sì. Quindi sicuramente. Però il design non mi sembra. Ah, è quella è direttamente il signor che sta sopra di lei, giusto? No. Quello sarebbe un gran problema. Però sì, devi guardare. Vabbè. Non lo so. Scusa, prima che hai misgenderato. Fire Emblem. No, quello è un po'. Ah, Metroid. Ok, quindi lei è? Come si chiamava? Blonde Simus. No, come si chiama il suo nome? Qual è? Samus. Samus. Però quella là ha una tuta particolare. Latex Samus. Più o meno sì. Samus tuta zero. Segue. Wario. Ok. Land. Ma basta Wario. Ah, qui dai. Questo ti posso dire che sembra uno con cui ho matchato su Tinder anni fa. Vabbè, se dicevi qualche giorno fa era un problema. Allora, ti do un indizio grosso come una casa. Non è un personaggio Nintendo. È un personaggio partorito da Hideo Kojima. E dovresti andare a prendere il nome di un personaggio iconico del film più importante di Carpenter. La cosa? No, Fuga da New York. Papillon. Papillon. Mister, potete dire Mister Bandana, non lo so.
Erbandana. Erbandana. Non lo so. Però c'ha un nome che sembra un po' un soprannome, tipo Erfenomeno, capito? Una cosa tipo... Non lo so, Erbistecca. Allora, la serie? Erbraciola. Però ci sta bene, Erbraciola. Guarda che sembra faccia. Sembra pure bello un quattro, bello un bruttino. No, che poi ha fatto il barbecue. C'è quella serie famosissima, che sono tre nomi insieme. È Daddy Daddy. No, Meta. Gear Solid. Ok. Lui è Meta. No. Lui è Zuckerberg. No. Lui è Solid Snake. Ah, Solid Snake, me lo ricordo. Lui è il cattivo. Andiamo avanti. Allora. Aspetta, ma non era biondo quello di Metal Gear Solid? Quello è Raiden ed è il protagonista del secondo. Aspetta, c'è un film. No, Raiden è dei multiplayer. No, è dei player di Saga. Sperando che non veda mai questo video. Oi, oi, oi. Dai, segue. Oi, oi. Torniamo a Fire Emblem. Qua bravissimo. Il fuoco. Tre lettere. Shh, crepita. Ancora tre lettere. Mart. No, quelli sono quattro. Mar. Ike. Ma guarda, probabilmente mi sto anche confondendo. Magari questo è Chrome e quell'altro è Ike. Ah, beh, sarebbe gravissimo. Sarebbe gravissimo. Oh, dai, tre Pokémon iconici. Allora, loro sono l'evoluzione di Charmander. Dai, il drago più importante di tutti. L'evoluzione di Charmander. L'ultima evoluzione. Charmeleon. Dragone. Non lo so, non me lo ricordo. Dai, cazzo, Charizard. Dai, Charizard. Non è Charizard, amico mio, prima di tutto. Poi abbiamo... Quello di mezzo? Quello di mezzo è Bulbasaur. No, era il primo. Cioè, è quello di mezzo della linea evolutiva di Bulbasaur, capito? Ah, non lo ricordo. Bulbasaur, Venusaur, in mezzo? Blastoise. Ivysaur. Ivysaur. E lui è Squirtle. E dopo è Blastoise. E in mezzo c'è sta Wartortle, ma non penso tutto lo ricordo. Wartortle. Sì. Questo? L'hai chiamato prima? Diddy Kong. Bravissima. Che ha conosciuto dal college. Lui è un personaggio della Wii. Lui, mi devi capire da che serie esce, perché c'ha il design identico a un altro personaggio. Ten. Guarda i personaggi che già hai visto. Cazzo, sono identici. No. Madonna, c'è il dottor Mario che mi guarda sto scorto furbetto. Forse sta guardando me, non sta guardando me. Mi distrae. Ah, è come quello tu al mare. Oddio, chi erano? Lui è Ness. Era Smash. No, è la serie Earthbound. Vabbè, lasciamo perdere, lui è Lucas. Lui è Lucas. Non esce da proprio romano. De Ossia. Lui, vabbè, è Sonic. Lui lo so chi è, il pinguino Yolando. Lui è quello, il pinguino... Io mi sarei aspettato che dicessi quello dei popolaretti. Cioè, lui è il re dei polaretti. Lui è il re dei polaretti. Aspetta. Lui è il re dei pinguini. Lo so perché l'ho visto. Questo signore l'ho visto. C'è un nome da balbuziente. Se lo sai, è un nome da balbuziente. Caterino. No. Caterino. Cacate. Sì. Lui lo so perché è il re del palazzo dei pinguini nel trailer di Super Mario. Che fa? No, non c'entra una sega. Come no? È il cattivo di Kirby. Cattivo di Kirby? Sì, ma il cattivo poi, per modo di dire, sì. E allora chi era il pinguino di Super Mario? È il pinguino di Super Mario del 64. Era come lui, no, è il fratello. Cioè, no, è il pinguino. Dai, sono pinguini, lui distingue i pinguini. No, cioè, alla fine i pinguini sono fatti in un modo. Però è un re, è effettivamente un re. Assomiglia un po' a un sultano, mm-hmm. Effettivamente. Vabbè, andiamo perché non... Okay. King Dedede, per questo da balbuziente. E come si chiama quello di... Allora, quello è un pinguino, il pinguino di Super Mario 64. Ma c'era il film di Kirby? No, andiamo avanti. Lui è il protagonista della serie Pikmin. Davvero? Sì. No, non lo so, lui... Prova. Carmelo. Olimar. Olimorta. Lui è un Pokémon? Allora, guarda, è l'unione di due nomi italiani, ti giuro. Pier Silvio. Tipo il mio nutrizionista. Luca Armelo. Però lui mi sembra imparentato con Mewtwo. No. Però guarda, Luca Armelo... Ci ha preso la prima parte, l'ha presa. Luca. Lucario. Lucarion o Lucario? Lucario. Mario, togli ma. Lui è tre lettere. Ma che... Lui praticamente è un accessorio che ti veniva venduto insieme al NES. Ed era... Non è un personaggio. Nasce come aiutante, era tipo per fare il multigiocatore, capito? Tipo la graffetta di Word. Ehi! Sì, però fisicamente era proprio tipo Emilio Robot. Ah, è fisicamente un pacchetto. Fisicamente un pacchetto. Vabbè.
E... scrivete nei commenti se avete capito la citazione. È Rob, si chiama Rob. Rob Forchetta. Esatto. Lui è Link. Però? Young Link. No, qui però non si capisce bene. Ah, Angry Link. No, non si capisce bene perché... Qua sta giocando a tennis. No, sta tirando una spalata. Ah. Tennis Link si chiama. No, si chiama... in realtà è in cel shading. Cioè, è fatto tipo a cartone animato. Diciamo, prova a mettergli un aggettivo prima. Posso dire, personalmente è brutto. Ok. Brut Link. Ugly Link, no. Toon Link. Toon, anche... ah. Looney Tunes. Ok, allora... lui è sempre di Star Fox. Ok, che animale è? Un tasso. No, un lupo? Wolf? Basta. Star? Sai che il cognome non me lo ricordo. Il fatto che conosca Marco Lombardi, ma non lo... Questo sei tu, che è il villager. Bravissimo, in italiano? Il contadino. Abitante. Lui sta giocando... è il personaggio preferito di Giulioni. In giapponese si chiama Rockman, ma in occidente c'è un altro nome. Coglione. Ma come è vestito? Ma cosa gioca soprattutto? Che vuol dire? No, questo qua. Sì. Che vuol dire? Sembra cosa tipo quelli che giocano a hockey. Sta sparando con un braccio, con un cannone. Ah, quindi. Non lo so. Di qualcosa, devi provare. Manuel. Mega Man. Però scusa, ne approfitto per farti vedere una cosa. Questo è come l'avevano disegnato nella cover occidentale. Madonna. Nel primo gioco. E poi come meme l'hanno messo all'interno di un gioco molti anni dopo. Madonna. Vabbè, piccolo detour, ci tenevo a renderti partecipe di questa. Grazie. Di questa cosa. Allora, andando avanti, la di Mega Man. Allora, lei è una dei personaggi della Wii Sports. No, cos'era? Ti veniva venduta con la pedana. Come si chiamava l'attività? Lo sport. No. Fitness. Più o meno, sì. Più corto. Step. No, fitness. Fit. Lei quindi cosa Fit fa? Via. No, cosa fa? È un ruolo, è un mestiere. Jim non... Cooper. No, è un mestiere, non scadere nel volgare. È un'allenatrice. È un... allenatrice di Wii Fit. Ma quindi comunque lo sport c'entrava? Sì, però Wii Sport è un'altra cosa. Wii Fit no. Oddio, lei chi è? Lei è la cugina della Peach. È Peach intergalattica. Perché intergalattica? Perché sta in Mario Galaxy. Lei vive nello spazio. Con i Luma. Con gli sfavillotti. Questo qua si chiama sfavillotto. Allora, lui è... No, ho capito, ma dici come si chiama? E l'hai detto, Peach Intergalattica. No, è per farti capire, è come se fosse... Ah, non è il suo nome. No, ma ti pare che si chiama Peach Intergalattica. Beh, invece quell'altro si chiama Giovanni Fanfullo. E questa non ti pare Peach Intergalattica. Perché non lo so... Amanda Lear dal capello. Non lo so. Però ci prendo. Principessa bellissima. In realtà c'è il doppio nome. Io la chiamo Rosalina. Rosalinda, però... Rosamunda. Vedi, in italiano è Rosalinda, in inglese è Rosalina. Ma è comunque un solo nome. No, si chiama così. Due nomi. Io quindi pensavo fosse, che ne so, no, Maria no, Carmela. No, c'è doppia versione. Ah, spiega di meglio allora. Lui è Ben 10. Lui è in parte un panino che te puoi ordinare. Un panino che te puoi ordinare, madonna, parlo malissimo. Crisp McBacon. Lui è Little Mac. E chi è il grande Mac? È quello che corre, quello di Instagram. Il vecchio che corre. No. Mac, fai il Mac! No. Un Pokémon che sembra quasi... Oh mio Dio, che brutto. Ma sono delle labbra quelle? No, è tipo... non so se è tipo la lingua che fa da Sharp. Ha una severa gengivite questo fa da Sharp. Ma si è mangiato Pikachu? Una sorta di Sharp, scusa. Una sorta di sciarpa? Sì, allora, sciarpa lunga. Sciarpona. No. Sharpay. Vabbè, si chiama Greninja. Volevo farti arrivare al fatto che fosse un ninja, però era oggettivamente... Da una sciarpa? Beh, dai, lo shinobi c'ha la cosa della sciarpa. Chi? Lo shinobi, no? Il prototipo. Ah, questi qua sono tre cose uguali. Basta che mi identifichi la categoria. Cosplayer, perché il primo è il cosplayer di Spider-Man, il secondo di Link e il terzo di Indiana Jones. Ok, guardami in faccia, cosa sono? Persone da rinchiudere in un carcere a vita. Guarda i tratti, sono stati fatti con un editor molto particolare. C'era stata un po' un'esplosione con la Wii di questo tipo di avatar. Non è Farmville. Dai, quello con i simpatici amici. No.
quello con gli animali che fanno... No, quello è Animal Crossing. Oh. È il villager già beccato. Oh. No, sulla Wii ti potevi creare... La Lego. Ti potevi creare la tua versione utilizzando questo editor, mm-hmm. e la tua versione all'interno, il tuo avatar, rientrava nella categoria dei... Da Wii a... Us. Mi. Esatto, questi sono i mi. Ma con tutti i problemi che ci sono nel mondo. Esatto. Lei come si chiama? Dimmi di che da che serie viene. Prima me l'ha intuita bene la serie. Lei è Sailor Madonna di Loreto. Lei sarà... Chi ne so? Ma la serie... Cioè una serie... È Kid Icarus. Ok, bravissimo. Lei è... No. Afrodite. Vabbè, è la dea Palutena. Ma esiste davvero? No, non credo. Palutena sembra di un nome, ma... male la Palutena. Questo, ritorniamo al simpatico amico giallo che non mi ricordo come si chiama. Yes Man. Man, cioè. Come si chiama? Dai, quello che mangia le cose. Ah, Pac-Man. Ok. È che io Pac-Man non me lo figuro così. Oddio, ma che sono questi? Questi lo sai che mi sembrano due gemelli cattivissimi. Allora, però ti do un aiuto importante perché... Questo è... L'estetica è anime. Final Fantasy. No. L'estetica è molto anime, però sono due serie diverse. Sono due serie diverse. Non portiamo gli occhiali. Però una potrebbe essere una serie che ho già incontrato, l'altra è una serie che ho giocato l'estate scorsa. Ah, beh, allora. Non lo so, dammi un indizio. Beh, scusa, questo qua potreste arrivarci perché già ne abbiamo incontrati 10.000. È sempre Fire Emblem. Ok. Però dai un nome strano. E mo' è diventato un incendio sto Fire. Grey Boy da Ryan. Ah, mentre lui è il protagonista di Xenoblade Chronicles 1. Xenophobe Boy. No, però poi ce l'hanno tutti. Ma anche lui è boy? No, vabbè. Però... Lui, cosa? Come si chiamano? Enzo Paolo Turchi. Shulk. Lui è Baby Bowser. Bravissima. Io lo so chi sono questi. Oddio, mi viene Canotto e Pippo. Come si chiamano? Kazoo? Benja, no, Kazooie? No. Ma come no? Benja Kazooie? No. Elti, sono... Turkey? No, aspetta. Ti ricordi il primo sulla scatola grigia? Quella dove giocavi a Dottor Mario? C'era un gioco dove potevi sparare con la pistola. E c'erano sto cane... che ti prendeva in giro quando non riuscivi a sparare alle anatre, che non le prendevi. Mia madre? No. Ah, non so che problemi risolti c'è. Non lo so. È un duo che dà il nome a quel gioco. È uno sport. Duo shooting? No. Duo... Ma sport per me. Duo caccia? Duo hunt? Rocco hunt? No. Duo hunt? Duck hunt. Ah. Qui si va fuori... Questo è Tekken? No. Come no? No, non è Tekken. Non è Tekken. Ma è un altro, è il picchiaduro più importante di tutti. Quello che ha inventato il picchiaduro sostanzialmente. Cicalone Simone. No. Tekken. Non è Tekken. È Ken il Guerriero. No, non è Ken il Guerriero. C'è una serie, Rapone parla sempre di questa serie, è fissato. Vabbè, non conosci i personaggi, ma la serie. Ma io lo confondo con Tekken. Ma non è Tekken. Dammi un indizio. È un nome, è un nome composto di un'attività che puoi fare in giro. Tapas. Tapas, nome composto. Tapas? No. Dimmi la prima lettera. S. SF. Street Fighter. Bravissima. Yeah. E come si chiamano loro due? Che sono un po'. È un po' il duo iconico di avversari. Loro sono Kevin e Michael. Quale Kevin e quale Michael? Il primo Kevin e l'altro Michael. Okay. Michael c'ha sempre i capelli lunghi. Lui è Ken? Beh, vedi? Ma l'hai chiamato Michael? E lui è Ryu. Ryu? Ryu, dragon. Hyrule, esatto. Non c'entra niente? Ma proprio Zelda. Ma, okay. Ma proprio Zelda? Ma proprio, esatto, perché Hyrule è di Zelda. Madonna. Siamo quasi alla fine. però qui è finito. Oh. Allora, lui è Sephiroth. Io ti stavo per dire non sbagliarlo perché il gioco lo riconosci di sicuro. Lui è Final Fantasy 7. Bravissima, il protagonista. Come si chiama? Non è che ti chiedo tanto, due cose devi sapere. Qual è il GameCube? Lo devi riconoscere se lo vedi. È quello viola. Che poi non è neanche viola. E questo è un personaggio iconico. Ivan.
Ivan. No, dimmi la lettera. C. Tu pensa che sono giapponesi che danno nomi a caso. Kagoto. No. Cloud. Cloud. Questa invece? Indovinami la serie. How I Met Your Mother. Ah, non è dello stesso Final Fantasy. No. L'estetica è sempre anime. Ormai dovresti riconoscerli. Secondo me... Ah, vabbè, Fire Emblem. E lei è Luisa. Ci ho preso, grande. Come si chiama? Luis. Corrin. Dai, dai, questo corre in bagno. Lei in realtà qui lei è la professoressa di matematica, quella che ti prende di mira e ti mette due. No, lei in realtà lo so, lo so, è quella zozzona del videogioco, quello con le musiche. Sì, che sì. Fai ah, quella suona al piano e intanto si spoglia. Esatto. Witch. No, ce l'è qua, Bayonetta. Vabbè, non va. Non l'ho letto, non ci vedo. No, non l'ho letto. Io so che lì c'è scritto Wolfenstein, ma non lo vedo. Vabbè, sì, è Bayonetta. Chi sei? Sì. Lei invece... Lei... Ormai è protagonista assoluto. Lei è una zozzona, si vede. Ma no, Mattia, è un gioco per bambini. Per bambini, per bambini cresciuti, per bambini, per bambini live. Ma no, non puoi, cioè non puoi, non guarda puoi che sguardo languido, anzi. Ma no, invece è furbetto aggressivo. Non te stambi da cena, ti sta per dire non ti faccio male. Non saprei. Inkling. I chi? Inkling. Inkling. Sì. E di che gioco è? Splatoon. Lui è un lupo. No, è un drago. È un tipo un ammiraglio. È un fossile. È un ammiraglio comandante dei pirati spaziali. Cioè, tu mi stai dicendo che questo signore è uguale a questo? Beh, guarda, cioè, stanno proprio nella stessa cosa. Ti do un indizio. Indizio. È il nemico giurato di Samus Aran. Oh, no, allora no, ci può arrivare. No, aspetta. Allora, ti ripeto, sì. erano gli anni 80. Erano giapponesi e davano nomi a caso, ok? Quindi potrebbe essere il tutto. Ti dico che nel fare Metroid si sono ispirati a un noto film di horror fantascienza di quegli anni, perché sostanzialmente il mood della trama... Alien. Bravissima. Se tu della serie Alien devi prendere qualcosa che può essere pure un nome, per esempio conosci il regista... Personalmente, no, non ho avuto l'occasione. Lui si chiama come regista di Alien. Che vedi che è ignorante, vedi che è ignorante, però. Che figura. Spielberg. Jackson. Non me lo ricordo, come si chiama? Lui si chiama Ridley. Ridley Scott. Ma senza Scott, sennò probabilmente... Jerry Scott. No, Ridley. Ridley, sì. Sì. Come Ridley solamente, Ridley, all'anagrafe sì. Ridley. Ridley. Ok. Poi ma Ridley Maria Scott. Oddio, ah, qui li confondo. Qui li confondo perché... Ok, sono i protagonisti di una serie proprio iconica. Sono Half-Man. Sono cacciatori di vampiri. Vampire Hunting Cross. Ma Cross è... Cross. Akumaju, però di Cross Akumaju Dracula. Dovrebbe essere in giapponese. Ascolta. Crucifying Dracula. No, aspetta. Metroid, che genere è? È un Metroidvania. Perché si chiama Metroidvania? Perché cioè, che tu vedi che quello che il pupazzetto scorre così. Perché si chiama Metroidvania? Perché ci sono i Vania. Castlevania. Loro sono i protagonisti della serie Castlevania. Loro sono i custodi del castello. No. Loro, ah no, sono quelli che lo cacciano i vampiri. Loro vanno a rompere le scatole a Dracula. Brown. Dammi il cognome del cacciatore di vampiri. Smith. Ma mi aspettavo Helsing, che ne so. Ah, Van Helsing. No, non c'è per niente. Ah. Lo sto portando fuori strada. Cognome Belmont. Fa di cognome Henry. Simon. Vabbè. Primo. Garfunkel Helmut. E Richter. Richter. Sì. Con la scala Richter. Esatto. Un terremoto d'emozione. Poi, qui diventa gustosa. Questo sono io. Sì, un po' sì. Lui è sempre di Super Mario. No. Lui è il cattivo della serie Donkey Kong. Ah, e lui è Crocodile. Vabbè, c'è un nome che è un po' un gioco di parole. Spara. Lui è King K. Rool. King K. Rool. Ah. Allora, se mi dici che lei è sessualizzata, impazzisco. Cioè, se pensi che lei ti dà... Lei veniva a scuola con me. Okay. Maria Sole. Lei è di Animal Crossing. Sì, esatto. Sta cercando di farsi una casa, però sì. I vicini, diciamo che... Mi devi dare doppio nome. Guarda che c'è tipo Maria Sole. Sì. Nella versione... Allora,
nella versione italiana hanno giocato sulla sua appartenenza animale, per dargli il nome. Mentre nella versione inglese... Ma perché? Che animale è? Perdonami. È un cagnolino. Ah. Mentre nella versione americana c'è il nome di un mariasole. Son Mary. Mary Son. No. Marisol. No. In italiano? Nome da cane. Scheggia. Briciola. Perla. Un nome da cane? Da cane, sì. Dai, cazzo, questi... il nome da cane è più... Briciola! Ma no, quello più sgamato di tutti. Tata. No. Nana. No. Trilli. O il nome per antonomasia da cane. Corinna Neri. Maledetta. Da cane. Da cane... Oh, ma, cioè, ma questa è cultura generale, eh. Non è neanche... Virgola. Virgola. Quei cani conosci. Pippi. Fuffi. Cazzo. Oh, è nome da cane. È nome da cane, dai. Fuffi. 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 Dimmi, elencami i cani che conosci che si chiamano Fuffi. Ma si chiama Fuffi, c'è un dubbio. Non si chiama Mariangela Lofaro, così. No, perché quello in inglese lo so sicuramente. Sì, si chiama Fuffi. In inglese, Isabelle. Isabelle. Oddio, non questo chi è? Oddio, io conosco un nome francese, sai. François. In inglese è Felinferno. Ma lo sai che me l'avevi detto questo? Me lo ricordo. Dai. È una cosa... Puoi arrivarci. È un nome composto. Fiamma? Ma in italiano? No. Sono parole italiane? No. Flame? Prova. Che animale è? Un drago? È un gattone. Un gattone. Che fa wrestling. Gatto Herrera? No. Incineroar. Ah, ci secondo te come ci poteva arrivare? No, con questi indizi dovevi tirare fuori qualcosa di simpatico. Questa non la saprai e ci rimarrò veramente questa male. Questa è la pianta di Super Mario. Ah, conosciuta come? Come si chiamano? Pianta carnivora. Sono giapponesi, quindi hanno dato nomi a caso. Pianuto carnivoro. Pianta piragna. Pianta piragna? Sì. Pianta grana. Questo lo so chi è. Lo so, lui è un mago. Egli è un mago, è un prestigiatore. No. Che ti fa... Con i trick con le carte? Non è lui? No. Ah, vabbè. Magari come secondo lavoro. Pensa a Little Angels. Estate. No. Però... Gireranno... Fit? No. Sexy. Mamma, gireranno con... Però prima lui... Vabbè. Joker. E di che... Lui è Persona 5. Il protagonista di Persona 5. Che è quello con tutti i dialoghi? Sì. Che è fatto per le persone che non hanno amici. Esatto, oddio, non lo dico così. Non era così? No. Perché così tu potevi avere un dialogo con qualcuno. Potevi avere degli amici, seppur fittizi, comunque. No, ti stai confondendo con qualcosa che non capisco. Non era quello... non ci sono i protagonisti che sono a scuola? Sì, però è tipo una cosa... Cioè, metà è tipo simulatore sociale, che fai i rapporti così, e l'altra è tipo avventura dove ammazzi demoni, collezioni demoni. Tipo Shin Megami, è uno spin-off. Tipo la vita mia. Esatto, è uno spin-off. Non Shin vai Megami a scuola Shin, da... ma Shin Megami Tensei. Non vai a scuola da 20 anni e non hai mai ammazzato un demone, quindi... Per questo che non posso far vedere un video. Oddio, lei chi è? È un lui? Allora no, qui però hanno un attimo... Io questo... Aspetta, ci sono più skin, in realtà. Allora, i guerrieri del tempo. No, è la serie di JRPG più importante di tutte, forse più importante anche di Final Fantasy. Il design è di Akira Toriyama, creatore di Dragon Ball. Ma lo sai che mi ricorda? I Cavalieri dello Zodiaco? No, però più o meno gli anni sono quelli di riferimento. E ti posso dire che in Occidente il nome è una figura archetipica dell'avventura. Chi c'è? Il protagonista chi è? L'archetipo del protagonista è? Odisseo. No, il ruolo. Il protagonista? Il ragazzino spiantato che poi ma cos'è? Un principe. Cos'è quello che risolve la situazione? La magia, era lo strumento magico. La fata. Dai un nome. Il fato. No. Il protagonista. L'eroe. Oh, eroe. Hero, My Hero Academia. Eroe. E basta. Sì. Ma qui sono più eroi. Perché Dragon Quest si chiamano eroi, secondo me, per la fantasia. Eroi.
perché la serie Dragon Quest e hanno messo più protagonisti di Oh, differenti. Come disse qualcuno, Dragon Questura. Dragon Questura, grandissimo nick. Questo per farvi capire che lei c'è sempre stata. Grandissimo nick in chat su Twitch, quando bazzicavo. Su Twitch. Allora, abbiamo fatto eroi e qui ci abbiamo... Oh, finalmente! Picchiarello, picchio, pazzerello, finalmente. Che sono? Banjo Kazooie. Qual è Banjo e qual è Kazooie? Ah, vabbè, Kazooie è quello, è il picchio, perché fa... No, quello è. Come Kazoo. Quello sì. Quello è... No, vabbè. Questo è il benzinaio... Esatto, guarda, va bene qualsiasi cosa. Terry Bogart. Ma come Humphrey Bogart? Penso ti siano ispirati, forse. Lo conosco? Ma hai imparato a conoscerlo. Imparato a conoscerlo. Oggi hai imparato a conoscerlo. È come questi qua. Oh, è uguale a 300 personaggi. Non dirmi che è come quello lì. Quello con i capelli grigi. Uh-huh. Fire Emblem. Yes. È la, lui è quello che ha acceso il fire. Perché stava la pompa di benzina, è caduto un accendio. Pfiu. È il protagonista di Fire Emblem Three Houses. Violet. Violet, e tra l'altro quello che non ti ho detto, la cosa interessante è che sia di Violet, Corrin e Darain esistono sia le versioni maschili che femminili, che sono diverse. Vabbè, lei Pat, ragazza del baseball. No, cioè le braccia che si allungano. Rubber. No, Min Min. Mano lunga. Min Min. Min Min. Il protagonista di Minecraft si chiama? Questa è cultura generale. C'è un nome? Sdrugolo. Quasi. Questo è il protagonista di Minecraft? Sì. Non lo so, non mi sembra molto intelligente. Nome, ma mi ha fatto saltare comune. Quell'altro. Chi? Quello biondo. Questo? Min Min. Allora non mi hai fatto dire la ragazza. Questa è Violet. E questo è Terry Bogart. Ah, Terry Bogart. Me l'hai fatto un'altra volta? Cioè, ma non sai neanche di chi stiamo parlando. No. Promessa di Minecraft. Craftman. Nome comune. John. Jack. Steve. Ah, questo è Final Fantasy. No? Mm-hmm. Questa è la pubblicità della L'Oreal. L'hai detto prima. Sephiroth. Sephiroth? Ma io perché me lo ricordo coi capelli lunghi, Sephiroth? C'hai i capelli lunghi. Però questo è un platino. Non, c'è anche un po' di viola nei suoi capelli, no. Non vedo. Io me la ricordo biondo. La chiama bionda? No. Fluente. Come si chiamava il protagonista, scusa? Sephiroth. No, questo è Sephiroth, l'ha appena detto. Ed è l'antagonista. Chi è il protagonista di Final Fantasy? Cloud. Bravissimo. Andiamo, se te l'hai dimenticato, impazzivo proprio. Queste due sono... queste c'è, da, queste proprio da... Queste due sbucione, si suol dire. Detto ormai sono andati a letto tutti i bambini, quindi ti devono suscitare due elementi, cioè fanno riferimento a due forze elementali diverse. Due forze elementali diverse, il vento e la moda. Quindi nomi? Vento e Gabbana. Pyra e Mitra. Lo sai che, ma perché me l'avevi già detto questo? Boh, l'avrei sentito. Ma lei, no. Lei sono, loro sono le protagoniste femminili di Xenoblade Chronicles 2. E recentemente sono stati annunciati gli Amiibo che usciranno, quindi forse hai sentito nomi. Ci saranno le statuette di queste due tettone. Wow. Che entreranno dentro casa. Meno male che è casa tua. No, non le prendono. Allora, questo chi è? Questo è ancora Street Fighter? È Tekken. Però devi conoscere i personaggi. Che ne quindi, so. Dai, il finale è scoppiettante. Lui è Sanchez. Ma perché? È la persona meno latina che io abbia visto in vita mia, cioè proprio giapponese, cioè, nome giapponese. Hans Kazuya. Kazuya, vabbè. C'era Marco che diceva Benji e Kazuya. E chiudiamo qua, questo proprio mi viene da ridere tantissimo. Lui è FaVJ. Comunque sei molto più esperta di YouTube che di videogiochi. È una serie dove gli universi di Final Fantasy e Disney si incontrano. Kingdom Hearts. Bravissimo. Ma non era con Pippo Pluto e Paperino quello? Sì, sono i tre aiutanti del protagonista. Ah, ok. Che è? Mi ritrovo il nome. Hart. No. Kevin Hart. Kingdom. Kingdom. No. Ah, un nome... dammi un indizio. Tradizione romana. Oh, c'era un giapponese. Carbonara.
Ma secondo me in giapponese carbonara. Tradizione romana. Tradizione romana. Califano. Tradizione romana, ma di piatti di cucina di no. Ercupolone. Tradizione romana. Dai, un macro argomento oltre che tradizione romana. Devi pensare a una cosa di mafia. No, romana. Mafia capitale. No, tipo Erpuma e il più matto. Il fiocco, eh? Il fiodena. No, senza il pupone. Bistecca. Sì, si usa per le donne. Il fiore. Ti ho portato un pente fuori strada. Si usa il fischio. Il complimento. Lella. 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 No. Lella Cloud. Scusami, appellare le donne lelle è una tradizione romana. No, non capisci niente. Lella. Pasta. Lella. Pasta Lella. Pastarella. No. Ah, vedi, c'è Lella. Tuzia. No. Oh. C'è. Ah, vedi, ci sta. Pure. L'amica tua. Sora. Sora Lella si chiama. Sora e basta. E mi dicevi come una dei protagonisti dei Digimon e ti ci arrivavo. Quindi. Indovino con una. Mamma mia. Non so se pubblicherò mai questo video. Però lo potrai riguardare ogni volta che ti sentirai triste. Cioè, quando ci daremo lasciati. Quando ci daremo lasciati. Quindi da domani. Da domani, esatto. Però no, ti ringrazio tantissimo. Animo Strada alla fine è una buona conoscenza. Che voto mi dai? Ti do 6 meno meno. Perché davvero? Buona conoscenza, ma pensavo di meno. Ma pessimo intuito. Pessimo intuito. Cioè, quando dovevi fare il passo in più. Posso dire pessimo intuito dovuto fare solamente al fatto che gli indizi erano no, un po' fuorvianti. Cioè, adesso poi vabbè, la cosa non so. Dai, li dico tutti, vai. No. Chiudiamo il video così. Sì. Proprio. Ciao. No, aspetta. Ora li dici tutti quanti in ordine. Appena sbagli finisce il video. Ringrazio a tutti quanti per essere arrivati fino in fondo. Grazie a tutte, grazie a tutti per essere rimasti fino a questo punto qui con noi. Va bene. Capiamo comunque che questo è un contenuto un po' così bizzarro. Meno video ludico, più ludico, perché comunque c'è questo gioco, si ride molto. Sì. E niente. Vai. Da oggi avete un'altra amica nel vostro cuore. Ok. Mai. Mario. Donkey Kong. Questa è una cosa veloce. Link Blu. Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Ah, aspetta, voglio fare un appello alla nazione. Io ho questo ricordo di questo videogioco. Io l'ho giocato su PC. Anzi, di due, mi dovete aiutare. Ancora la storia della. Sì, vabbè, ma. Di questo videogioco. Era un'altra cosa, però. Questo videogioco lo metti alla fine. L'appello alla nazione. Questo videogioco in cui si è in prima persona e c'è una metropolitana che passa. Dei treni della metro e bisogna entrare su questo treno della metro e sparare ad altre persone. Non è, qual era? Metro? Non è metro. Ma è una cosa molto più bella. Esatto. Anni si parlerà? Ma primi 2000, primi però 2000. Non so se secondo me è Soldier of Fortune. Non lo so. E un altro era una gara di macchine, di automobili. Tutte le piste erano tutte in luoghi americani, mi ricordo che c'era Denver e tu potevi modificare anche le macchine e mettere, aggiungere gli spuntoni alle ruote per bucare quelle dei. Ma si investivano i pedoni? Non c'erano pedoni. Giocato tutto su PC? Esatto, sì. Quindi aiutatemi ma a ritrovare. Ma scusa, qual è la ricompensa? La mia profonda stima in peritura. Bene.